Buonasera, buonanotte. Questo video uscirà proprio stanotte perché a me ci piacciono i video proprio una sorta di giorno dopo con le pagelle, entrarsene 1-0. Non si vede molto bene, mannaggia. Ma immagino ci sono Shano ed Ebrai. Ma fa niente, di gara. Tanto qui in teoria c'è l'immagine, solo devo arrivare perché qua alla mia destra, la vostra sinistra, succederà qualcosa di interessante. Lasciate un like, un'iscrizione e noi partiamo con le pagelle. Partendo da Jan Sommer, voto 6 meno, tendente al 5,5. È vero, sì, che fanno parata sull'1-1, sì, sull'1 contro 1 contro l'Avers, ma poi non esce mai dall'area piccola, nell'area piccola, quando l'Arsenal butta dentro i palloni, soprattutto da calcio d'angolo, e rischia di prendere almeno 2 gol, salvato dai suoi difensori. Benjamin Pavard, voto 7 più. Ieri si è visto il Benji dello scorso anno. Attento, preciso, a scalare, a mantenere la linea con De Vrij. Non se Frattesi non raddoppia su Dumfries, prova a limitarlo anche lui, Martinelli, ma lui insieme agli altri due centrali annullano l'attacco dei Gunners. Gabriel Jesus di turno, Kai Havertz di turno. No pass. Stefan De Vrij, voto 7. Come hanno detto i miei colleghi, è la partita di Stefan De Vrij. Tiene la linea molto bassa. I cross sono tutti suoi. Gabriel Jesus non vince mezzo contrasto. Stefan De Vrij, voto 7. Jan Howren Pissek, voto 8, sono d'accordo col Marcone. Alla fase difensiva aggiungiamoci anche un'onesta prova propositiva offensivamente, poi mettiamoci anche l'immolata sul tiro di Aver. E il voto parla da sé. I quinti, Denzel Dumfries, 7,5, non cambio l'idea di ieri sera, assolutamente no. Nelle due fasi un motorino rischia di segnare a pronti e via. Annulla Martinelli da solo, da solo, 7,5, più che meritato. Matteo Darmian, voto 7.000. Non voglio essere cattivo perché non ce n'è, però è tra il 6,5 e il 7 la prova di Darmian. Finisce con i crampi, ma se ne infischia, si rialza subito strillato,
la pista di Musa. E comunque, da quella parte, Saka non fa nulla. Anche perché c'è un ottimo terzo di sinistra, con Pissek, che lo aiuta molto. E allora, Darmian, 7 meno. Frattesi, 5 più. Sono cattivo anche se abbiamo vinto. Davide, come sappiamo, non aiuta in fase difensiva ed è quello che fa abbassare il voto, perché metti caso Martinelli, metti caso Dunfer, non era sfavillante come lo è stato e come lo sarà sempre. Con Martinelli poteva soffrire. Beh, Frattesi non mandava raddoppio e poteva essere fatale. Offensivamente costruisce ben poco, non è un giocatore a palleggio. Partita sbagliata totalmente. Hakan, il football Çalhanoğlu, voto 7, freddo sul dischetto. E vabbè, e la regia, cosa gli dobbiamo dire? Cosa gli dobbiamo dire? Bentornato Haka, il centrocampo è tutto tuo. Tanta roba. Piotr Zielinski, 6,5 da mezzala, è un'altra cosa. La mezzala è il suo ruolo, non può fare il mediano in questa Inter. Parte bene, mette l'assist a Dumfries, che poi prenderà la traversa, ma poi in mezzo al campo si fa sentire a coscia. Da cosa non fa Frattesi, da l'aiuto a Darmian, e insieme a Bissek triplicano sempre Bukayo Saka. Piotr Zielinski, mezzala a tutto campo, è questo che vuole in Mister Inzaghi. Taremi, 6,5 tendente al 7, si procura il calcio di rigore con una giocata fuori dal normale, perché Taremi è un giocatore fuori dal normale. E chi pensa il contrario è un padovano. Quindi Taremi sugli scudi, primo tempo aiuta tantissimo la squadra, viene ad accorciare la squadra per poi giocare con Lautaro. Tante sponde, tanto sacrificio, questo è meditaremi. Poi ovviamente arriveranno anche gol, però ieri 6,5 Taremi. Il capitano Lautaro Martinez, voto 6 più, quanto si sbatte il capitano. Stessa partita di Taremi, forse un po' più in ombra, ma il capitano fa sempre la sua figura. Lautaro Martinez, 6 più. Subentrati, beh, cosa gli vogliamo dire? Barella, 6,5, entra da dinamismo. Quello che non dava Frattesi, aiuta Dumfries, che è senza moto, molto più stanco di quanto aveva iniziato, grazie al cambio. Però con l'innesto di Barella, Inzaghi va ad attutire la possibile carica offensiva di Gabriel Martinelli, che tanto non ha visto comunque video con il solo Dumfries per più di 60 minuti. 6,5. Aslani, senza voto, vero, a un quarto d'ora gioca scolastico, non rischia nulla, però senza voto. Mkhitaryan, 6 più. Il professore, cosa gli vuoi dire?
sei più perché è subentrato. E da subentrato non puoi dare un voto troppo alto. Sei più, parlarne. Di Marco, senza voto, si mette lì, quarto di fascia, davanti a Darmian, vero, da apporto a Darmian che ai campi, però 77esimo, poco tempo per me. Oddio, 20 minuti, non so neanche da pochi, però senza voto. Turan, 6. È vero, è entrato poco, però quello che doveva fare l'ha fatto. Perde solo una palla per poca luce, per distrazione si può dire, ma poi tutte le palle che può giocare le gioca, si fa far fallo, le pulisce, che dire. Il Ticus entra sempre bene. Per passare poi al mister Inzaghi, voto 8. 8 meno, perché migliore è sempre Gianauro e il Bissek. 8 meno. Inzaghi la prepara. La prepara in carta Arteta. Gli concede solo quel palle da calcio d'angolo, ma come è in carta, difesa bassa, baricentro basso, i tre di difesa monumentali, e poi mette Taremi con Lautaro perché c'era bisogno dell'arciere persiano lì nel mezzo. Prova a mettere Frattesi, ma secondo me non è la partita giusta, però ho avuto ragione perché la cancellano, mi ha portato 3 punti. Questo era il video pagelle. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Primo video pagelle incredibile dell'anno. E niente. Io tolgo di sorbo. Buonanotte a tutti. Qui da Daniele Azzurro. Si è tutto. Oggi solo nero azzurro. E amala sempre. E noi ci vediamo nel prossimo video.